E salve a tutti, bentornati ancora una volta per questo nuovo video sul mio canale. Questa volta è un video recensione, una pillola in realtà, una recensione molto breve di un volume unico. Eccolo qua, Midori, la ragazza delle camelie. Spettacolare. Chi mi segue sa che l'ho letto già qualche settimana fa, ma non ho avuto il tempo materiale per portarlo sul canale. Finalmente ho riorganizzato un pochettino le idee e rapidamente vi vado a dire un po' di che cosa parla e perché ve lo consiglio. Questo titolo di Maru Osohiro è anche la sua prima opera pubblicata nell'83 e appartiene ad un genere particolare. È infatti un titolo cult dell'eroguro, che sarebbe un po' la commissione di due altri generi, ovvero l'erotico e l'horror. E capite bene che con queste premesse l'autore si affida in questo racconto alla grande potenza espressiva delle sue immagini, alla forza del suo tratto, con delle tavole assolutamente incredibili dall'inizio alla fine. Difficile tra l'altro mostrarvelo un po' così a casaccio, perché non è difficile pescare qualcosa di estremamente cruento o qualcosa di troppo esplicito. Però un'idea voglio darvela in ogni caso. Questo titolo, La ragazza delle camelie, viene un pochettino fuori dal fatto che ci troviamo davanti una ragazzina, 12 anni nel caso specifico di Midori, che è costretta a vivere di stenti, un po' come avviene nel nostro racconto classico, ovvero La piccola fiammiferaia. Nelle prime battute l'autore ci racconta che questa ragazzina si ritrova sola al mondo, il padre l'ha abbandonata, la madre è morta e viene abbindolata da un impresario di un particolare freak show itinerante che la porta con sé. Non avendo altro posto in cui andare, si ritrova un po' costretta a seguire questa compagnia di mostri che continua pagina dopo pagina a seviziare questa ragazzina in qualsiasi modo. E nelle prime battute siamo già all'interno di questo freak show con tutti questi personaggi grotteschi e a dir poco stravaganti. Questo tipo di spettacolo, molto in voga all'inizio del Novecento, consisteva proprio nel mostrare queste figure deformi o questi personaggi con degli atteggiamenti a dir poco eccentrici. E benché non sia espressamente specificato, l'ambientazione sembra quella di un Giappone uscito dalla Seconda Guerra Mondiale con le ossa rotte, con una società che ci appare attanagliata da ben altri mostri rispetto a quelli del freak, ovvero la povertà, la miseria, la fame, il tutto senza una via di uscita. Ed in questo clima così violento ed opprimente fa la sua comparsa un personaggio che sembra dare una svolta un po' a tutto. Parlo di un nanetto contorsionista chiamato Wonder Masamitsu, che poi però scopriamo avere ben altre capacità, ben altre doti. Il nano per Midori all'inizio sembra incarnare un po' il principe azzurro, quello che può finalmente tirarla fuori dall'orrore di quel freak show, ma poi scopriamo ben altro, non vi voglio fare spoiler. La cosa che mi ha colpito maggiormente di questo racconto è proprio come sono realizzati questi mostri che accompagnano la protagonista all'interno del racconto. Spesso ci si approccia a questo genere di situazioni con un'ottica un pochettino disneyana, quindi siamo un po' abituati a concepire la figura orripilante come poi un essere buono d'animo. Una volta superata la barriera dell'aspetto esteriore, c'è del buono da scoprire in ogni creatura. In realtà dietro questo aspetto orrorifico si nascondono delle persone addirittura peggio, più marce dentro che fuori. E non mancano episodi nei quali ognuno di questi esseri non faccia una violenza sulla povera Midori. Mi è piaciuto anche il finale, dove ho visto un po' la volontà dell'autore di voler riavvolgere il nastro, come a rimarcare ancora una volta il fatto che non ci fosse una reale via di uscita, una scappatoia a questa situazione orribile. Per chiudere vi parlo un attimo del formato. Il volume è enorme, ve lo affianco a un altro titolo disegnato bene, ecco qua. La foliazione è sovrapponibile, ovviamente le pagine sono molto più grandi, qui abbiamo un 150 pagine. Le prime sono a colori e sono delle tavole meravigliose, ne faccio vedere una, davvero bellissime. Poi c'è il primo capitoletto invece che è realizzato in tricromia, quindi abbiamo anche il rosso come abbiamo visto prima. Non ci sono alette, non c'è una sovraccoperta e il volume, purtroppo, questa è la nota negativa, ha un costo di 20 euro. Io l'ho preso con degli sconti, sono riuscito a pagarlo qualcosa meno, l'avevo puntato da parecchio e non me lo sono fatto scappare, diciamo così.
Bene, per questo brevissimo video direi che è tutto. Le raccomandazioni le conoscete già, ma ve le rifaccio, ovvero l'iscrizione al canale, il like che è fondamentale, attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti che arriveranno e non accettate mai proposte da parte di impresari di friccio. Arrivederci presto con un nuovo video. Ciao.